La nuova Lancia Y in tre parole: è elegante, ricercata e con dimensioni contenute come le tre generazioni che l'hanno preceduta dal 95 ad oggi. Una ricetta vincente, si può dire unica, che da sempre distingue le piccole Lancia, compresa l'auto bianchi Y10 del 1985. La nuova Lancia Y però aggiunge due aspetti che prima non c'erano: un tocco di sportività nel design e una versione al 100% elettrica con 156 cavalli è accreditata per oltre 400 km di autonomia, che si aggiungerà a una versione mild hybrid con circa 136 cavalli. Guardate la parte posteriore della nuova Lancia Y con i fanali circolari e lo spoiler nero. Vi ricorda qualcosa? Si ispira a due leggendarie Lancia da corsa: la Stratos, che vinse il mondiale rally nel triennio 1974, 75 e 76, e la 037, che se lo aggiudicò nel 1983. E dentro i fanali le frecce hanno un andamento a Y, richiamo al nome di questa Lancia. Anche nel frontale ci sono richiami al passato di Lancia. Guardate la forma esagonale del faro, come quella della Fulvia Zagato degli anni 60. Ma comunque il frontale si fa molto audace, soprattutto per questa interpretazione, per così dire, immateriale della classica mascherina Lancia. Niente griglie satinate o luccicanti cornici, a delinearla sono queste tre linee luminose. Due strisce luminose orizzontali e una verticale. Uno, due e tre. Ecco come le strisce luminose tracciano la mascherina Lancia se fossero presenti sulla precedente Y. Ma torniamo al frontale della nuova Lancia Y, che offre altri spunti interessanti, come questa fascia nera che mette in risalto la scritta Lancia con caratteri nuovi rispetto al passato. Però questa fascia si riallaccia proprio al passato, perché ricorda quella della Lancia Beta Monte Carlo, una coupé molto sportiva costruita a cavallo tra gli anni 70 e 80. Anche le quattro aperture rettangolari sotto la mascherina luminosa rimandano a Lancia del passato. Nella Y elettrica sono chiuse, in quella mild hybrid si aprono per raffreddare il motore. A unire frontale e coda, così caratterizzati, della nuova Lancia Y, che è lunga 408 cm, 24 in più della precedente, una fiancata liscia, leggermente bombata, altro richiamo alle Lancia degli anni 50 e 60, che dissimula la presenza delle porte posteriori, nascondendo le maniglie nelle cornici dei finestrini. Una soluzione ripresa dalla precedente Lancia Y, eccola qui. E se vogliamo anche dalla prima serie del 95, ma in quel caso era per le porte anteriori. Un design che vuole distinguersi, quello della nuova Y, che fra scritte e marchi sparsi un po' ovunque, anche sui montanti posteriori del tetto, sottolinea il suo nome. Una Lancia che è anche la prima a sfruttare le sinergie del gruppo Stellantis, perché è basata sulla piattaforma CMP, qui nella sua versione più evoluta, adatta a modelli full electric, come vedete nell'immagine con la batteria in giallo, o con motore termico, e condivisa con le utilitarie Peugeot 208 e Opel Corsa, e con mini crossover come la Jeep Avenger e la Fiat 600. E questo ci permette di parlare del secondo aspetto che differenzia la nuova Lancia Y dalle precedenti: i motori. Quella che vedete è il primo allestimento già ordinabile online. Si tratta dell'edizione speciale Cassina, la nota firma italiana dell'arredamento che ha contribuito agli interni di questa Lancia, è disponibile in una serie limitata di 1906 unità, in omaggio all'anno di nascita della Lancia. Soltanto nella versione al 100% elettrica, con motore da 156 cavalli e 260 Nm di coppia massima, montato sotto il cofano anteriore e collegato alle ruote davanti. Lo alimenta una batteria da 48,1 kWh effettivi che è montata nella parte posteriore dell'auto. Secondo la casa garantisce un'autonomia di 403 km, che per la categoria sono tanti. Per ricaricarla c'è questa comoda presa nella fiancata. L'auto accetta fino a 100 kW in corrente continua, che secondo la Lancia permettono di passare dal 20 all'80% della carica della batteria in meno di mezz'ora. In corrente alternata sono accettati fino a 11 kW, che equivalgono a circa 3 ore, sempre per passare dal 20 all'80% della carica.
Serie limitata a parte, la Lancia Y elettrica sarà poi in vendita anche negli allestimenti, per così dire, normali, e nel corso del 2024 sarà affiancata dalla variante ibrida leggera, che dovrebbe utilizzare la nuova meccanica del gruppo Stellantis, basata sul 1200 a benzina con tre cilindri da 136 cavalli e forse da 101 cavalli, dotati di turbo a geometria variabile e distribuzione a catena. Sono abbinati a una piccola unità elettrica da 28 cavalli, inserita nel cambio a doppia frizione a 6 marce. Anche l'interno è molto originale, personale ed è concepito come se fosse un salotto di casa più che l'interno di un'automobile. Lo si capisce da alcuni dettagli come questo tavolino in mezzo alla console, che è un unicum nel mondo dell'auto, nessuno ci aveva mai pensato prima. È un portaoggetti, ovviamente, che ha molte funzioni, contiene la piastra per la ricarica wireless del telefono, può sostenere un tablet in senso verticale ed è ovviamente un portaoggetti. Questo però non toglie che sotto qui ci sia un classico vano come in tutte le automobili, con anche le prese USB. Poi c'è la plancia, che è degradante, anche questa sembra un oggetto d'arredo, con questo scalino che alleggerisce l'insieme e inserisce questi elementi, i due schermi della strumentazione di bordo e del cruscotto. C'è una luce soffusa che illumina tutto l'interno, che può cambiare colore a seconda dei desideri del guidatore e che viene poi anche in pandan con il fondo della strumentazione. L'impianto multimediale, qui quello più evoluto, è molto semplice da usare, è personalizzabile, organizzato in widget, e poi anche il cruscotto può richiamare varie informazioni a seconda dei desideri. Poi c'è questo elemento circolare, perché l'elemento circolare è ricorrente negli interni di quest'auto, che è il ricevitore vocale dei comandi vocali, quindi qui lo vedete spento, ma quando parliamo si illumina come se fosse un assistente vocale domestico. A proposito di impianto multimediale, lo schermo è di 10,3 pollici, come per il cruscotto, ha una grafica moderna, mostra più informazioni per volta, che sono personalizzabili ed è intuitivo da utilizzare. Va da sé che i collegamenti Android Auto ed Apple CarPlay siano senza filo. Sulla stessa linea il cruscotto, solo parzialmente personalizzabile nelle informazioni visualizzate, fra cui la mappa del navigatore. La parentela con gli altri modelli del gruppo Stellantis si nota nel tunnel, con la levetta del cambio e il tasto delle modalità di guida che si sono già viste e sono sotto mano. Curate anche le porte anteriori, con il motivo del tondo ripreso anche qui e materiali gradevoli. Piacevole al tatto il velluto blu, che si ispira al celebre panno Lancia del passato. I sedili poi sono comodi e, volendo, anche riscaldati e con la funzione massaggio. Buono lo spazio sul divano, due persone ai lati stanno bene e anche al centro non si è troppo sacrificati. Lo spazio per le gambe è sufficiente, però qua mancano le maniglie sul soffitto. E nel mobiletto ecco due prese USB. Al baule si accede facilmente dall'ampio portellone. La casa parla di 309 litri di capienza per la versione elettrica a divano in uso, che crescono a 352 per la versione mild hybrid. Resta da dire quando sarà in vendita la nuova Lancia Y. Beh, la versione edizione limitata a Cassina sarà dietro le concessionarie da fine maggio 2024. Successivamente arriveranno gli altri allestimenti e poi le versioni mild hybrid, sempre nel corso del 2024. I prezzi verranno comunicati a breve, ma possiamo ipotizzare che per le versioni ibride leggere partiranno da circa 25.000 euro e per quelle elettriche da poco meno di 40.000 euro. Quindi un salto di prezzo rispetto alla precedente Y, che arrivava al massimo a sfiorare 20.000 euro. Che pur a fine carriera, nel 2023 si è piazzata sul terzo gradino del podio delle auto più vendute in Italia. Ma era anche più piccola, meno potente, più semplice e priva di dotazioni come la guida semiautonoma di livello 2 offerta dalla sua erede. Tornando ai prezzi della nuova Y, uno definitivo è stato comunicato. L'edizione limitata Cassina, col motore elettrico e una ricca dotazione, costa 39.500 euro. E voi cosa ne pensate della nuova Y? Scrivetecelo nei commenti.